Eccoci, siamo qui con Davide Pessina, Carmen di NBA Passion. Iniziamo a parlare un pochino di NBA. Allora, da un lato ad est abbiamo Boston al primo posto della classifica, dall'altro invece Minnesota. Secondo te che cosa sta funzionando per queste due squadre e tra le due c'è una che potrebbe vincere il titolo? Sì, alla fine sì, credo che Boston sia quello. Dovrà vedere secondo me se abbastanza profondità, perché i primi 5-6 sono assolutamente competitivi, poi un po' il livello scende, gli Hauser, Richard, buonissimi giocatori, ma nei playoff si spera di avere un buon bersaglio sulla schiera difensivamente. Però è una squadra ormai matura, è una squadra che gioca in finale, una squadra che è abituata a giocare in finale di conference, per cui chiaramente l'obiettivo è quello per Boston, e se sta bene sicuramente una squadra con cui bisognerà fare i corsi a est. Il Minnesota è in crescita, la miglior difesa della Lega, una squadra che l'anno scorso ha investito tanto per passare Gobert, all'inizio ha funzionato così e così, poi ce la stanno fanno meglio. Secondo me c'è una netta maturazione di Anthony Edwards, sia in campo che come leadership, come modo per stare in campo, Conley che dà equilibrio a tutti, Gobert e Towns che hanno trovato un modo di giocare insieme, offensivamente, difensivamente proteggono molto bene l'area. Una squadra che crede in quello che fa, una squadra che ha molta fiducia. Non so se riusciranno a finire in fondo, però mi aspetto che finalmente, dopo tanti anni, almeno un turno di playoff dovrebbe passare. Ok, andiamo invece più in basso nella classifica. Quali sono secondo te le squadre che stanno proprio deludendo? Squadre che stanno più? Deludendo, quindi quelle che proprio... Chicago, che anche loro 3 anni fa hanno ipotecato il futuro con scelte scambiate per DeRozan, per Lonzo Ball è un grosso problema, il giocatore che forse ha visto di non giocare più, speriamo di no, però per loro era importante e non è mai davvero, secondo me, non è mai davvero trovato il giusto equilibrio tra DeRozan, Lavin, Vucevic, ed è una squadra che mi sembra un po' persa, nel senso che sono andati lì da buttare giù tutto, sempre che però non sia molto mercato per Lavin, per DeRozan che è in scadenza di contratto, per cui anche per loro adesso riuscire a resettare non è così semplice. Però onestamente non aspettavo partissero male, così male, ma male. Dall'altra parte Golden State che dimostra di essere, non so, per certi versi a fine corsa, poi invece a colpi di coda in cui dimostra di essere ancora competitiva, però è una squadra che in questo momento non ha ancora gli equilibri che, di cui avrebbe bisogno, e sono ambito, potrebbe veramente finire molto male, come invece girare e andare a finire meglio. Poi c'è i Clippers che sono un po' un concerto rotore, una squadra che è lì che alleggia a metà, chiaramente gli obiettivi sono molto diversi. Perfetto. Parliamo un po' dei Memphis Grizzlies. Abbiamo visto che Ja Morant è stato al centro di un dibattito mediatico pazzesco. Come vedi la situazione e come pensi la squadra possa migliorare per un eventuale ritorno? Oppure se secondo te siamo proprio a un punto di non ritorno e se ne parla l'anno prossimo? La situazione non è semplice, ovviamente, fare 25 partite e poi tornare. Non è facile, chiaro che era il fermo di tutto il progetto dei Grizzlies, se non bisogna continuare il discorso, cioè i Grizzlies hanno anche tanto problemi, per cui senza Steven Adams, che non sembra un giocatore importante, senza Brandon Clark, perché è una squadra che si è trovata, diciamo, con problemi di rotazione, e poi ha cominciato male da lì per la fiducia. È una squadra che ha la possibilità in qualche modo di provare a rientrare, però ecco, il problema è che secondo me tante volte si pensa che se tu fai una gara a stagione l'anno dopo riparti da lì o è meglio, se no l'anno dopo lo cominci, per cui devono ritrovare quello che avevano fino a un anno fa, e tra situazioni fuori dal campo in campo non è semplice, non dico che sia già compromessa, però la situazione da mettere da raddrizzare non sarà semplice. Perfetto, ti faccio un'ultima domanda, parliamo in particolare di due giocatori, Miles Bridges e Josh Giddey. Abbiamo visto che entrambi si sono trovati un po' in situazioni scomode, l'uno sotto accusa di violenza domestica e abuso minorile, l'altro invece accusato di aver avuto rapporti con una minorenne. Come vedi queste due situazioni, anche perché, soprattutto per il primo, quindi Miles Bridges, ci troviamo in un periodo in cui il tema della violenza sulle donne, soprattutto qui in Italia, è molto sentito dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin? Sì, sicuramente molto sentito qui all'NBA, su queste cose sono molto molto attenti, è chiaro che lì c'è un processo penale, per cui da questo punto di vista si aspetta anche l'evoluzione di
quello è stato sospeso, è saltato praticamente tutto l'anno scorso, è rientrato quest'anno. Il problema credo ulteriore sia che ci sono ancora quelle situazioni in cui si è avvicinato quando non doveva o non doveva alla sua ex moglie, per cui questo ulteriormente credo che aggiungerà carico penale a un processo già non semplice, per cui è una situazione molto delicata. Sono forse più sorpreso sul fatto che mi lasci giocare in questo momento, dove appunto ci sono ulteriori, come dire, problemi, perché dopo la sospensione si è avvicinato, sono arrivate ingiunzioni, per cui... Mi ha ricordato un po' il caso, non so se magari è un parallelismo che ha senso, di Manolo Portanova, il calciatore della Reggiana. Sì. Dopo l'accusa comunque lui ha giocato, sì. Quindi diciamo che tra Italia e Stati Uniti in questo caso non c'è stata molta differenza. Sì, questo è vero, e ti ripeto, sono sorpreso perché mi viene molto attento giustamente a queste cose, pensavo non potesse tornare, invece l'ha fatto tornare. Tanto chiaro che tutto dipende dal discorso del processo penale. Il discorso di Roslina, che è quello molto delicato, sì. Perché comunque si parla di minore, negli Stati Uniti è molto più sentita questa cosa. Sì, per sì, sì, ovviamente, sì, certo. Devono... Forse più restrittive rispetto al nostro paese. Sì, sì, credo che dipende da Stato a Stato. E anche lì, però, non è benissimo chiara la situazione, perché c'è chi dice che è una cosa di 2 anni fa. Sì. Un anno fa, 2 anni fa. C'è chi invece l'ha addirittura beccato in un locale, quindi molti dicevano se la ragazzina è minorenne come fa ad entrare in un locale, che sono comunque aperti dai 21 anni in su. Infatti anche lì ci sarà un'investigazione, c'è l'investigazione della polizia, c'è l'investigazione, certo, dell'NBA, c'è la famiglia, credo, di lei che abbia preso un avvocato, sì, per tutelare, sì, 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 i diritti. Per anche perché lei ha messo una foto senza nessun filtro, quindi sul suo profilo il nome è visibile, esatto, tutto quanto. Quindi anche lì bisogna aspettare, invece, da molto, devo dire, cauta, faranno un'investigazione, capiranno quello che è successo. È un discorso molto delicato, ma anche detto che di lui è stata fatta da 2 anni. Se è una cosa di 2 anni fa, era 19. Quindi, non so, ripeto, è un discorso molto spinoso, sono sicuro che non mi aiuta, perché nel momento qui dovesse venire fuori una qualsiasi incriminazione, una qualsiasi problematica riguarda, ma al di là che per cui chiede infranto qualche legge, sicuramente interverrà in maniera abbastanza pesante, immagino, perché da sempre l'NBA è una parte del suo proporsi all'esterno è di lega progressista, attenta alle minoranze, giustamente attenta, certo, ai diritti delle donne, dei diritti delle minoranze, per cui se ci sarà un qualcosa per cui recupereranno, che anche senza magari niente particolarmente grave penalmente, però può, il famoso discorso che prima in tanto delitto può in qualche modo essere, diciamo, che possa far male alla lega, allora interverranno, credo che chiede qualcosa dovrà pagarlo. Vedremo, è una situazione molto delicata, ripeto, perché vanno anche oltre il puro semplice campo, anzi vanno in termini penali, in reati, per cui questa è una cosa che vanno affrontate con molta attenzione. Perfetto. Ultima domanda, proprio ultimissima, giuro. Se la stagione finisse oggi, a chi daresti il tuo personale titolo NBA? Domanda super personale, quindi proprio. Non lo so. Al di là delle classifiche. A me piace passare a gusto, a me piace quello che sta facendo anche con la massima. Okay, come stai, sì, giocando, l'anno scorso era una stagione forse meglio del previsto, e ti aspetti che magari ci sia un rimbalzo verso il basso, perché non sarà molto giovane, e invece sta facendo ancora molto bene. Trovo che si è allenata molto bene, per cui non so, non penso che possa andare più in fondo, però è una squadra che è più avanti del previsto. Quinta per efficienza difensiva, quinta per efficienza offensiva, e più a grandi equilibri in questo inizio di stagione, forse la squadra che secondo me ha colpito di più.